Allora, oggi con un gran gol su una bellissima azione di Serlini hai chiuso la partita, si teneva un po' sull'1-0 di prendere il gol beffa, invece l'hai chiusa e potevate anche farne altri. Sì, il primo tempo soprattutto, dove abbiamo creato molto e abbiamo sfruttato tutte le palle possibili e immaginabili, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. A parte quel calcio d'angolo dove Serra ha fatto un grandissimo gol di testa. Il secondo tempo abbiamo iniziato a giocare e abbiamo continuato ad attaccare come avevamo fatto il primo tempo e ci è andata bene. Ci è andata bene che abbiamo fatto chiuso la partita su 2-0. Anche se, ripeto, abbiamo creato un sacco di occasioni, contando il palo di Carlu, la traversa di Giglio, l'errore di Serlini, di Chirico, che ci sta, su un campo così ci sta. Ecco, paradossalmente lo dicevamo anche col mister, avete giocato in velocità e grazie alla tecnica avete vinto la partita su un terreno che invece si pensava servisse tutt'altro. Sì, noi qui al Coppi, o comunque su questo terreno, eravamo già un pochino più abituati di loro, perché abbiamo fatto allenamento qui tutta la settimana, abbiamo già visto com'era il campo, però su un campo così comunque non è mai facile giocare. La palla, come la portai avanti, si fermava per l'acqua. Non so, abbiamo fatto praticamente un miracolo a giocare bene su questo campo, perché, ripeto, l'acqua era troppa, non si riusciva a portare palla avanti. E lo dimostra il fatto che la Mantia ha lisciato il pallone in aria per poco non prendiamo gol, perché la palla si è fermata lì davanti. Sì, ancora, quindi ancora più merito per la determinazione e lo spirito che avete messo in campo voi. Non si può fare un elenco dei migliori perché avete giocato quasi tutti al massimo. Sì, tutti quanti, abbiamo dato il massimo tutti quanti, e già in spogliatoio eravamo super carichi perché dovevamo per forza vincere, almeno per riagganciarci a quelle squadre davanti a noi dove noi puntiamo ad arrivare per salvarci diretti. Quindi dovevamo vincere a tutti i costi e l'abbiamo fatto in una gran maniera. Ecco, abbiamo fatto 3 partite in questo 2014, 2 vittorie e un pareggio a 9, quindi bisogna proseguire su questo cammino. Sì, adesso ci sta girando, diciamo, tutto bene rispetto a come era andata all'inizio del campionato. Speriamo di continuare così, perché se continuiamo così a fare questi punti qua, che a noi servono tantissimo, ripeto, ci salviamo tranquillamente. Dobbiamo solo continuare in questo filo qua. Oggi sei tornato anche al gol, quindi meno male. Già mi sono migliorato rispetto all'anno scorso, per fortuna. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie.